cerchiamo di fare la diagnosi, cerchiamo di curarci lì dove è possibile curarsi. Della prevenzione del primaria ne sappiamo un po' tutti, è sempre emozionante vedere queste fotografie, tutto quello che si è fatto, che abbiamo tutti quanti insieme fatto, cercato di fare, e quelle serate sono sempre emozionanti nella mia mente. L'ultima, la foto in basso è dedicata a Vincenzo, a Vincenzo Ornaggi. Caro Gesù, quest'anno i pastori verranno da te senza Senza pecore, purtroppo. E la prevenzione primaria dobbiamo continuare a combattere per cercare di attuarla. Sicuramente non molleremo, no Vittoria? Assolutamente. Non ho capito. Il pneumosito può essere uno strumento È di pneumositico, certamente, certamente. Come no? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Prevenzione secondaria. Gli screening. Ci sono malattie in cui si possono fare gli screening e sono assolutamente validi. Il tumore della mammella, il tumore dell'utero, il tumore del colon, oggi gli screening si fanno. Ma vedete, qui c'è Michele Conversano, che è uno dei rappresentanti della nostra ASL, che ha parlato, che ha scritto questa lettera. Questa è una lettera che mi ha dato lui stesso. Ha scritto questa lettera alla Lorenzin, dicendo che, signori miei, la prevenzione, lo screening del tumore del polmone non esiste. Almeno ad oggi, a tutt'oggi, non esiste. Si stanno facendo dei tentativi, grazie. Si stanno facendo dei tentativi con la TAC spirale. Adesso ci sono dei tentativi anche con TAC spirale e biologia molecolare. Vi dirò anche questa cosa qui, che sono diretti questi tentativi e questi studi tutti nei confronti solo ed esclusivamente dei fumatori. Una sola lettera ti va? Questa è la lettera che lui mi ha mandato, e questa è quella che portava anche io.